Per il settimo anno consecutivo l'Unione Internazionale della Stampa Cattolica in Libano ha organizzato una mostra dei media cristiani dal titolo «I media e il dialogo interreligioso». Il presidente dell'UCIP Libano, padre Tony Candra, ha così spiegato lo scopo di questa iniziativa. بداية كنا في المعرض الإعلام المسيحي 2007 واخترنا هذا الموضوع. Abbiamo scelto questo tema nel 2007, prima che venisse organizzata qualsiasi altra conferenza, anche se abbiamo anticipato cosa sarebbe accaduto oggi. E la mostra è veramente un laboratorio che aiuta la gente a incontrarsi, perché le conferenze tra intellettuali e il dialogo non sono sufficienti, c'è bisogno di incontrare i propri fratelli. La mostra è un vero laboratorio del Libano, perché riunisce studenti, docenti e istituzioni di tutte le fedi e denominazioni religiose. La caratteristica è la partecipazione di più di 40 organizzazioni islamiche, cristiane e della società civile che si dedicano alle persone indipendentemente dalla religione e che lavorano per sostenere i valori nazionali, umani e religiosi. Inoltre, il dialogo interreligioso oggi è una necessità per la convivenza e per rimuovere l'idea della lotta di religione. Noi pensiamo che le religioni possano dialogare e che la gente possa incontrarsi per edificare una civiltà della pace. الحوار الديني اليوم أصبح ضرورة من أجل أن يكون الإنسان مع الإنسان الآخر ولكي نزيل هذه الفكرة الرائدة اليوم في المجتمع بأن الأديان تتقاتل والمؤمنين يتقاتلون في وقت نحن نؤمن بأن الأديان تتحاور وترنم معا والآخرين يلتقون مع بعضهم البعض من أجل بناء حضارة السلام. Su che cosa sono incentrati i seminari e le conferenze? La maggioranza di questi seminari si concentrerà su documenti recenti come il documento della Mecca, la dichiarazione del Forum Cattolico Musulmano a Roma e il meeting interreligioso di Cipro, per discuterne il contenuto e catalizzare l'attenzione degli spettatori e visitatori alla mostra sulla loro importanza, per definire i presupposti del dialogo e applicarlo nelle nostre vite e per mostrare agli studenti e ai giovani la verità dell'altra religione che noi spesso ignoriamo e di cui nutriamo una falsa immagine, al fine di conoscere meglio la verità dell'altro e che anche lui è come noi e che insieme possiamo costruire una casa comune.